Buona festa della donna a tutte voi. Benvenuti su Danza con Jo. Oggi un video speciale dedicato alle mie donne preferite, ovvero le ballerine. Vorrei indicarvi in questo video quali sono le caratteristiche che a volte passano un po' inosservate, che però sono parte integrante della personalità e delle caratteristiche personali di ogni ballerina. Le ballerine, coloro che fanno danza, conoscono il sacrificio, che sia fisico o morale, poco importa. Conoscono il sacrificare il proprio fisico in favore del raggiungimento di un obiettivo. Conoscono il sacrificare il proprio tempo in favore di un proprio obiettivo nella danza. Conoscono il sacrificio a livello sociale, in quanto la loro vita, se comunque decidono di applicarsi nel mondo della danza, la vita sociale viene stravolta e magari poi si inizia a frequentare molto di più le persone che conducono il tuo stesso stile di vita. Le ballerine conoscono l'impegno sotto ogni sua forma, sia a livello di tempo di organizzazione, sia l'impegno preso nei confronti di se stessi per i propri obiettivi, sia l'impegno nei confronti di un gruppo, di un insegnante, di una realtà sportiva o artistica che sia. Le ballerine conoscono il proprio corpo e sanno come dargli benessere, in quanto la danza è un'attività fisica completa, intensa o un po' più soft che sia, sicuramente dà un gran benessere, in quanto accompagnata dalla musica fa in modo che il proprio fisico sia appunto gestito nel migliore dei modi e fa stare bene perché è un'attività completa di attività cardio, attività di precisione, quindi aumenta anche l'attività cerebrale facendo danza, e poi c'è tanto tanto stretching che fa tanto tanto bene a tutti. Le ballerine sanno come gestire le proprie priorità. Chiaramente cambiano crescendo. Quando si è bambini le proprie priorità sono veramente poche. I bambini vanno a scuola ed eventualmente fanno un'attività sportiva. Crescendo nelle priorità rientrano anche amici, parenti, fidanzati, varie ed eventuali, ma le ballerine avranno sempre all'interno di questa scala di priorità la danza e faranno in modo di capire in maniera matura, crescendo, quale posizione ricopre la danza nella loro scala delle priorità. Si fa in modo che scatti un meccanismo nel quale una persona deve sapersi organizzare a seconda di quello che vuole raggiungere nella vita. Le ballerine, inutile dirlo, sanno cosa vuol dire lottare per un sogno. E il sogno può essere piccolo o grande, può essere il sogno di diventare un professionista nel settore della danza, un sogno impegnativo, grande, che richiede tante cose, dall'organizzazione allo sforzo, al sacrificio, come dicevo. Oppure un sogno più piccolo, che può essere banalissimo, fare la spaccata, ma che comunque è un sogno e la danza ti dà modo di raggiungerlo, per poi ispirarti ad averne altri, e questa è una cosa bellissima. Le donne che fanno danza sanno convivere pacificamente con altre donne, supportarsi tra di loro, confrontarsi e condividere un'esperienza che ricorderanno tutte per tutta la vita. Sanno fare gruppo, sanno osservarsi a vicenda e trarre il meglio dal prossimo per migliorare se stesse, insomma una cosa che nella società a volte si va un po' a perdere. Le donne che fanno danza sanno incanalare le proprie emozioni, comprenderle e poi trasmetterle a coloro che le circondano. Questa è una cosa non da tutti, soprattutto dalle persone che normalmente fanno fatica ad esprimere le proprie emozioni, e la danza ti dà modo di studiare le tue emozioni, capire cosa provi nel sentire una determinata musica oppure l'altra, cosa provi nel momento in cui esegui una determinata serie di passi fatta in un certo modo piuttosto che un'altra, e ti aiuta anche a riconoscere queste emozioni e ti insegna a appunto esternarle. Questa è una cosa che poi anche nella vita può servire, soprattutto, ripeto, a chi non è abituato a fare questo tipo di cose. Le ballerine sanno come essere belle sia fuori che dentro. Fuori non hanno bisogno di essere particolarmente truccate e abbigliate in maniera chissà quanto sensuale, perché la danza stessa rende la donna sensuale all'esterno a prescindere. Belle dentro è quello che ho detto prima: la danza aiuta ad esprimere emozioni, a comprendere se stessi intimamente, a capire qual è il proprio carattere, qual è la propria indole. Di conseguenza si sviluppa una bellezza interiore in favore appunto della danza, ma anche della vita. E non dimentichiamoci che quando una ballerina sale sul palcoscenico
non si può dire che non sia bella. Le ballerine e coloro che fanno danza sanno qual è il significato di passione e riescono a riportarlo anche nella vita all'esterno dell'aula di danza. Il termine passione è un termine complicato, a volte utilizzato in maniera impropria. Crescendo e facendo danza per tanto tempo, uno comprende cosa significa avere una passione, perseguirla, portarla avanti praticamente per tutta la vita o se non altro per tanti anni. Il fatto di avere una passione, che sia la danza o qualunque altra cosa, fa in modo di fare un confronto poi con tutto il resto che fa parte della vita di una donna, l'aiuta a capire cosa è veramente una passione al punto da spostare la scaletta delle priorità di cui parlavo prima, e allo stesso modo comunque saprà riconoscere una passione, saprà dare una definizione chiara di cosa vuol dire avere una passione per qualcosa e cosa si è disposti a fare per la propria passione. In ultimo, le ballerine, le donne che fanno danza, si vedono crescere se stesse all'interno di un'aula in maniera costante, si creano un ambiente che possono definire casa all'interno dell'aula di danza, fin da piccole si vedono crescere attraverso i propri obiettivi, i propri traguardi, ne gioiscono oppure si disperano per poi stringere di nuovo i denti e lottare di nuovo per raggiungere quell'obiettivo o il nuovo che ci si è prefissate, ma la cosa certa è che dopo ogni lezione sentono di essere cresciute almeno un pochettino e se non è così lavorano in modo che succeda prima o poi. Le donne che fanno danza, le ballerine, sono forti, sono tenaci, sono coraggiose nel perseguire questo tipo di passione, sono delle artiste, sono sensibili e sono belle. Quindi il mio augurio in questa festa della donna va sicuramente a tutte voi. In ogni caso auguro una buona festa della donna a tutte le donne in ascolto, qualunque sia la vostra passione, non abbandonatela perché fa parte di voi e della vostra identità. Mi dispiace, ma un piccolo augurio personale a coloro che invece, soprattutto in questo momento così difficile, hanno scelto di continuare nello studio della danza. Brave voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollicino in su e scrivetemi in un commento qualcosa che magari mi sono dimenticata di augurare a tutte voi donne. Oppure, se preferite, un vostro personale augurio per la festa della donna. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo giovedì 11 con i preferiti di Gio. Invece il prossimo Danza con Gio sarà martedì 16 marzo perché il 15 ci sarà l'appuntamento speciale del 15 del mese. Un bacione, ci vediamo alla prossima e ancora auguri a tutte le donne!